con il direttore sportivo della San Giovannese. Come avete accolto l'inserimento del Rimini nel vostro girone ieri pomeriggio? Ma era una notizia che era un pochino nell'aria, perché c'erano due possibilità, e una era quella che poi è uscita, con le Toscane, le Emiliane, le Triumbre, quindi diciamo non è che ci sia stata poi una grande sorpresa. Certo, avere società importanti poi ci rende, dà maggiore lustro al girone, però nella realtà poi non è stata una sorpresa, è stata una conferma di quello che ci aspettavamo più o meno. Che tipo di girone è, Nicola, se posso chiederlo, dato che comunque il Rimini si ritrova per la prima volta ad affrontare anche squadre nuove come la stessa Colligiana? Tu, in virtù della tua esperienza, cosa ci puoi dire? Comunque, per quanto riguarda me come San Giovannese, è un girone, diciamo, quello di Emiliano che conosco, sì, tutte squadre importanti, però anche squadre dove si gioca a calcio, e quindi insomma c'è la possibilità anche di, diciamo, di dare valore a chi ha squadre tecniche. Certo, ci sono società importanti con budget importanti, e questo sicuramente lo rende ancora più competitivo. Ecco, se il primo, per quanto riguarda rivale, passami il termine, del Rimini Calcio che chiamo in questa mattinata, volevo capire da te, sì, che tipo di squadra avevate fatto e che obiettivo vi siete dati in questo campionato. Abbiamo fatto una squadra giovane, secondo me tecnica, però giovane, e l'obiettivo è una salvezza tranquilla possibilmente, anche se credo che sarà da combattere domenica dopo domenica, visto anche che nella vostra regione ci sono tutte squadre attrezzate. Ok, Andrea, abbiamo visto che ieri è stato messo nel girone con il Rimini due avversari davvero dal passato glorioso, importante, basti pensare appunto alla Toscana, alla San Giovannese e appunto al tuo Montevarchi. Ti chiedo che tipo di squadra avete fatto voi del Montevarchi e qual è il vostro obiettivo? Guarda, abbiamo fatto una squadra competitiva, non abbiamo obiettivi di vincere, perché dopo 5 anni abbiamo riportato il Montevarchi dalla terza categoria alla Serie D, e quindi è un anno sono anni di transizione, però abbiamo gestito una squadra giovane con buone prospettive per lottare per la retrocessione, insomma, per fare un buon campionato, insomma, poi si vedrà, insomma, quello che viene di positivo lo prendiamo ben volentieri. Però Andrea, diciamo che vi trattate bene, perché come dicevi tu, sottolineavi gli enormi sforzi fatti dal Montevarchi, che siete ripartiti e siete arrivati comunque a conquistarvi la Serie D, però avrete anche degli avversari di enorme rispetto come il Rimini, no? Una tua considerazione su questo girone? Sì. No, allora, il girone non ci aspettavamo appunto le romagnole, per le indiscrezioni ci davano con le emiliane, però diciamo che credo sia un bel girone, molto impegnativo, perché 20 squadre, quindi 38 partite, sono tante. Il Rimini chiaramente credo che sia la squadra da battere, però sia per i valori sia per la storia, però insomma un gran bel girone, e affronteremo con molto entusiasmo, perché chiaramente al Montevarchi in questo momento c'è tanto entusiasmo e la società è pronta per qualsiasi risultato possa venire. Ecco, l'ultima battuta, l'intromissione delle 5 sostituzioni, è una cosa gradita o meno, quantomeno anche al tuo tecnico? Ma dobbiamo un po' capire, io lascio la parola ai tecnici in questo caso, però insomma dobbiamo un po' capire questa storia, dobbiamo farla in contemporanea, ecco, c'è da capire un po' questo. Credo che un po' di benefici nei porti, perché comunque essendo 20 fra campo e panchina, credo che ci sia la possibilità, forse per più giocatori e per i tecnici, di cambiare anche in corsa delle partite per giocare qualche ragazzo giovane, per avere un po' più spazio rispetto al passato. Quindi credo che sia positivo da un punto di vista tecnico. Poi c'è da capire con la storia dei cambi, come avverranno questi cambi, c'è un po' da capire bene l'interpretazione dei le sostituzioni stesse.